Bentornati ad una nuova puntata di 7 giorni in 100 secondi. Queste le notizie più cliccate della settimana. Il governo ha firmato un decreto per sbloccare 250 milioni di euro annui per le province fino al 2033, oltre ai già stanziati 400 milioni di euro per i comuni sotto i 20.000 abitanti. La provincia di Rieti, grazie alla ripartizione delle risorse del Ministero, si gioverà di 5 milioni e 700 mila euro e risulta essere la seconda nel Lazio per finanziamenti. Lo ha annunciato il deputato del Movimento 5 Stelle, Gabriele Lorenzoni. I soldi verranno utilizzati per scuole e strade della provincia di Rieti. Martedì pomeriggio di paura nel quartiere reatino Micioccoli. Una giovanissima è caduta dal secondo piano di un palazzo. La ragazza è stata soccorsa dal 118 e portata subito in ospedale. Le sue condizioni sono apparse subito gravi dopo 6-7 metri di caduta. Sul posto i carabinieri che indagano sulla vicenda. Gli agenti della squadra mobile, con l'aiuto delle pattuglie della squadra volante della questura di Rieti e del reparto prevenzione crimine Lazio, hanno arrestato un pluripregiudicato del Gambia di 28 anni, richiedente asilo, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti della Polizia di Stato hanno sottoposto lo straniero ad attenti controlli che hanno permesso di rinvenire in suo possesso 12 pasticche di ecstasy destinate ai giovani consumatori reatini e 200 euro in contanti, probabile provento della sua attività di spaccio. 12 anni dopo Pesaro è ancora dolcissima per Rieti. Nel 2007 il basket, nel 2019 il calcio a 5 con il Real Rieti che alza il secondo trofeo della sua storia, la Coppa della Divisione, dopo aver vinto la Winter Cup nel 2015. Rieti ha battuto in finale i padroni di casa del Italservice Pesaro dopo il 3-3 maturato ai supplementari, decisivi rigori e una parata del portiere Putano. Il successo è dedicato a Stefano Colasanti, hanno fatto sapere dal Real Rieti, che ora punta alla Final 8 e ai play-off del campionato. Patteggia il Rieti, 2 punti di penalizzazione da scontare in questa stagione, 1.000 euro di multa e 2 mesi e 10 giorni di inibizione per l'ormai ex presidente proprietario Mantos Poulinakis. Così ha deciso il Tribunale federale FIGC dopo il doppio deferimento a cui il club è stato sottoposto per violazioni amministrative relative alla gestione greca. Erano queste le notizie più cliccate della settimana su rietilife.com. L'appuntamento con 7 giorni in 100 secondi torna la prossima settimana.